oggi a Tenuta San Domenico. 12 anni fa ho fatto l'inaugurazione di questa meravigliosa location e dopo appena 5 anni ci sono state le nozze della meravigliosa Nara. Ed oggi cosa staremo a fare qui? Seguitemi, vi porterò a scoprire le bellezze di Tenuta San Domenico. In questa meravigliosa giornata d'estate realizzeremo il sogno di Luigi e Giuliana. Luigi è uno dei principi di Tenuta San Domenico. E per le loro nozze inaugureremo il borgo, tutto in stile mediterraneo. Una caratteristica di tutti i nostri eventi è l'artigianalità. Guardate qui, signor Sergio, oltre a creare dei rondelli meravigliosi, sta personalizzando anche i nostri ventagli. Non si distrae mai. Ligio al lavoro. In questo evento non mancheranno sorprese per gli ospiti, regali che vi accompagneranno per tutta l'estate. Cominciamo con questo piccolo cadeau? E poi vi farò scoprire gli altri. Oggi ragazze abbiamo un tovagliolo legato a pacchettino regalo perché dobbiamo enfatizzare il segnaposto che è stato realizzato dalla mamma della sposa. Chicca preziosissima è il menù. È stato realizzato a ventaglio per mettere in evidenza l'accoppiamento di ogni portata con il vino, perché qui c'è uno chef stellato a Tenuta San Domenico ed è un menù gourmet. Affacciando la nostra Giulietta. Ieri sera mi hanno detto che c'è stata una serenata. Non riesce neanche a parlare. Emozionata? Un po', non troppo. Le spose che scelgono Tenuta San Domenico amano utilizzarla dall'inizio alla fine. Quindi perché no prepararsi qui nelle meravigliose stanze? Oggi fa molto caldo e nel set di cortesia per gli ospiti che parteciperanno a questa celebrazione, oltre al riso e al libretto della messa, c'è un delicatissimo ventaglio. Guardate, anch'esso dipinto a mano. Beh, che dire, i colori della Provenza ci sono tutti. Da questo celeste polvere pervinca, da questo lilla glicine e da questo bluette molto delicato. (Susurra)
siamo pronti, stiamo preparando una bellissima scala floreale e dato che amiamo i fiori e la parte interna della chiesa è completata, anche le lombardine partecipano a questa bellissima parte che è l'infioritura delle scale della chiesa. Ragazzi, è tutto di corsa, ovviamente sempre, anche perché abbiamo potuto cominciare da poco perché il sole ora è andato via. E se mi avete seguito nelle mie storie, oggi c'erano 42 gradi. Vi parlavo dei Campi della Provenza e ora qui all'ingresso della chiesa vi farò passeggiare attraverso essi. Sono passate da lontano e sono rimaste colpite dalla quantità di colori. La gradazione dei colori. Dalla gradazione dei colori. Non l'avevo mai visto. Ebbene sì, qui siamo in TV e voi avete detto che questa cosa... E niente, vuol dire che anche questa volta abbiamo attirato l'attenzione. Mancano pochi minuti e arriveranno prima gli ospiti, poi lo sposo e finalmente la sposa. Le nozze si celebreranno qui in chiesa alla Maria Santissima Assunta di Caiazzo. Guardate, la chiesa è meravigliosa, è del 1600 e troneggia un organo antichissimo. Bellissimi. Ecco qua, questo è lo sposo, fa questo lo sposo, va bene? Anna, dopo 7 anni siamo di nuovo qui all'ingresso di una chiesa, l'emozione è? Tanta. Tanta, tanta, è la mamma dello sposo lei. Ma vi immaginavate che Gigi si sposasse? Beh, dai, come no? Era ora? Sì. Quando l'abbiamo conosciuto no, però poi... Quando l'hanno conosciuto no, però... Avevamo anche 14 anni. Mamma mia! Quindi... Avevano, praticamente si conoscono da più di 15 anni. Testimoni storici. Sì, abbiamo 37, quindi da una ventina d'anni. 20 anni. Vabbè ragazzi, questi sono gli asset nella vita. Io vi spiego cosa dovete fare. Allora, Ginevra cammina avanti e porta in mano, per mano, Francesca, che sta con Ginevra, mentre Bianca sta avanti a Ginevra e a Francesca e porta avanti le fedi. Esatto, guardi avanti, arrivi vicino a zio Gigi e praticamente c'è l'inginocchiatoio e li poggi sopra. Abbiamo Francesca che saluta tutti, ma il pancino come fa? Poti poti. Vai Giuliana, piano piano, è la tua giornata, sei bellissima, regale, ti stanno aspettando tutti, nessuno immagina l'abito che stai indossando, nessuno ha indovinato. Emozionante vedere la sposa che su queste scale che interpretano i prati di lavanda, un desiderio di Giuliana,
espresso e realizzato. La sposa è entrata, la cerimonia è iniziata ed ora è il momento di ritornare in location. Nel borgo di Tenuta San Domenico, una perfetta masseria in stile mediterraneo. E qui accoglieremo gli ospiti di Luigi e Giuliana e festeggeremo alla grande! Angolo del photobooth. Guardate quanto romanticismo! Uno dei primi gadget che daremo agli ospiti sono cappelli. Si è sposata lei. 12 anni fa mi ha scelto per lanciare la tenuta. Vero? Ed ora stiamo sposando il principe di Tenuta San Domenico, giusto? Vero. Ragazzi, siamo sempre qua. La tenuta cambia volto, diventa sempre più bella e anche nara. Bacio, 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 bacio. Oh! Sulle note di una fiaba, i colori della Provenza in una masseria stile mediterraneo. Il romanticismo delle candele e l'allegria che contagerà tutti. Ortensie scabbiosa. Astilbe sono i fiori che caratterizzano le composizioni di questo romantico matrimonio. E su questo ventaglio scoprirete man mano ogni portata
con il vino che l'accompagnerà. Immaginata da progetto? Esattamente così. Quindi le simulazioni sono state perfette. Tocco dello sposo con la luminaria sull'orologio ci voleva. È tutto fantastico, è da magia. Sì, perfetto.